La storia che sto per narrare ha qualcosa di arcano, di non spiegabile a mente lucida, se non che credere in qualcosa che a volte ha del soprannaturale. Quello che succede in montagna, a volte, ha dell'incredibile e del misterioso. Episodi che non sempre la mente riesce razionalmente a giustificare, a dare spiegazioni logiche plausibili per quanto sta avvenendo, ed è proprio per questi insiti misteri che incute in me grande rispetto e tanto amore. Questa avventura, per mia fortuna finita bene, risale a tanti e tanti anni fa, quando andare per Camosci voleva dire effettuare diverse uscite e, nonostante questo, a volte non incontrare i becchi, proprio perché è un numero molto molto esiguo. Tutto si svolge agli inizi degli anni Ottanta. Un martedì mattina accompagno mia moglie in ufficio e, dopo averla salutata, proseguì per la mia montagna, chiamata Passo Soprano di Scoletas. La giornata di metà ottobre mi salutava con un sole tiepido e il colore del cielo terso era di un azzurro intenso, non interrotto da qualunque altra sfumatura. Domani sarebbe stato un giorno di caccia, ma visto il lungo tragitto per portarmi in zona, mi ero attrezzato al pernottamento in quota. Ero a conoscenza di una piccola ciabra di Camosci che frequentava un pianoro accessibile solo da un ripido canalino nel versante a sud del monte, mentre le altre vie erano impossibili da percorrere. Il mio compagno mi aveva assicurato che al mattino seguente mi avrebbe raggiunto in quota, e in quella giornata soleggiata e mite iniziai la salita. L'autunno si era impadronito del monte e i suoi colori sembravano esaltare il mistero di quei luoghi. Il giallo ruggine dei larici contrastava con il verde intenso dei pochi abeti. Il silenzio in quei luoghi la fa da padrone e il solo rumore che riesce a scalfire quella pace è un piccolo rio di fondovalle che fatica a farsi strada nella sua eterna corsa. La salita è lunga e al tempo stesso dolce per ciò che si assapora in quel luogo, e una volta giunti all'altezza prestabilita mi rilasso ammirando ciò che mi sta intorno. Il binocolo cerca tutto intorno, ma di Camosci neanche l'ombra. Mi restano un 300 o 400 metri da fare per portarmi sotto il canalino, arrampicare una trentina di metri ed essere su una cresta piatta dove gli ungulati trovano pastura ed un po' di sale lasciato nelle precedenti uscite. Guardo l'orologio e sono pressappoco le 16, quando contemporaneamente, guardando verso il fondovalle, scorgo una nebbia fumosa e densa salire verso le cime. Alcuni attimi e decido di portarmi definitivamente sul posto, sicuro e speranzoso che quella nebbia non sia portatrice di brutti venti, ed inizio l'ascesa verso quello che doveva essere l'appostamento finale. Una volta giunto in cima, le tenebre cominciano ad impadronirsi del monte. Srotolo il sacco a pelo, che ormai la nebbia mi ha raggiunto. Mi infilo in quell'esile riparo con a tetto le stelle che più non vedo e da cui si è sostituita un'ovattata ed umida atmosfera. Mi preparo per una notte lunga, circa 11-12 ore, che col tempo bello sono accettabili, ma con tempo incerto sicuramente le cose si complicano perché sottostimate e da volte anche sottovalutate dall'euforia giovanile. Sento il rumore del vuoto assoluto. La percezione della solitudine viaggia nel pensiero e percorre affetti in quel momento lontani. E la sensazione che mi permane è di impotenza
ed anche un po' di smarrimento in uno scenario così squallido e tetro. Neanche le stelle a farmi compagnia, niente e nulla, il vuoto assoluto, il nero che più nero non è immaginabile, un limbo in terra. Sono bruscamente riportato alla realtà dalle prime gocce che mi bagnano il naso, l'unica parte del corpo rimasta scoperta. La pioggia comincia a cadere copiosa ed il piccolo telo di nylon messo a copertura non regge l'incalzare dell'acqua, che nel frattempo si è trasformata in neve. Il mio esiguo riparo comincia a mostrare segni di ceggimento e con mia grande sorpresa mi sento la schiena bagnata. Contemporaneamente compaiono i primi tremori. Sfilo il braccio dal sacco e con la lampada cerco la fiaschetta del cognac in tasca allo zaino. Piccolo sorso e il bruciore percorre l'esofono fino allo stomaco, dando una momentanea sensazione di calore. Questo gesto si ripete per un paio di volte, sino a quando i tremori e il freddo diventano insopportabili. Sono circa le 22, quando mi rendo conto che il sopravvivere fino al mattino è alquanto arduo. Scendere con tutte le salmerie mi è difficile, ed allora accosto ad un masso, zaino, carabina e il sacco, cercando di coprire il tutto con il telo in dotazione. Inizio la discesa del canalino che è a pochi metri da me. Finché sono in quel passaggio obbligato ho un riferimento. Quel budello ad imbuto rovesciato si allarga in una grande morena. Ed è a quel punto che mi rendo conto d'aver perso completamente ogni riferimento. La luce della lampada non va oltre i 2 metri e non riesce a bucare quel misto di nebbia e neve, ed a malapena riesco ad individuare dove appoggiare il piede su quelle rocce rese viscide dalla neve. In quell'istante un pensiero scatena la mia angoscia. E se cado e rompo la lampada? Mi rendo conto che il mio sangue freddo se ne sta andando e nel frattempo non so dove mi trovo. Tutto intorno a me è solo buio ed il freddo. Vorrei tornare indietro, dove almeno ho qualche vettovaglia, ma mi è impossibile. Ormai ogni via mi è preclusa. L'agitazione si fa strada nel mio animo. E di questo ne sono conscio, tanto che decido di fermarmi un attimo e cercare con la calma rimasta di riassettare la mente. Accendo una sigaretta, subito spenta dalla neve che cade a dismisura. Mi rendo conto che potrei vagare per tutta la notte senza meta. Ed appoggiando la testa fra le mani tra me e me dico: «Oh buon Dio! Fammi rivedere per una volta, sì, per una volta ancora i miei 2 bambini, e poi sia quel che sia». Cerco di trattenere a stento l'angoscia, ma la paura e la consapevolezza dell'ignoto mi spaventano. 7 giorni prima era mancata una mia zia, sorella di mio padre, ed anche a lei mi rivolgo. Sì, ho pregato, come non avevo mai fatto prima. E come magari non ho mai più fatto in seguito. Ormai la mente ha imboccato il sentiero della paura e della consapevolezza di non poter scendere, con la conseguenza obbligata di una sorte nefasta. Penso e ripenso, cercando di aggrapparmi al più esile speranza, finché nel mio girovagar senza meta, in quell'atmosfera cupa, tetra e ostile, un fievole rumore d'acqua corrente colpisce i miei sensi. Sono cosciente che nei paraggi non c'è né ruscello né rivolo, e l'unica in zona è quella del rio in fondovalle all'inizio della salita, distante ore di cammino. Mi alzo
ed illuminando con quella tenue luce il posar dei miei passi comincio a seguire quel rumore, che non so da dove provenga. A volte mi soffermo dove la luce rischiara il niente. Il salto può essere breve, come profondo può essere il burrone. Il rumore di quell'acqua mai vista si fa pian piano più percepito e sembra guidarmi nell'asprezza del monte come un filo invisibile. Lo sconforto comincia a tramutarsi in esile speranza. Quando, dopo un peregrinare senza coscienza di tempo, mi ritrovo in un jazz. Girando in tondo su me stesso in quel limbo buio, fitto e profondo, riconosco un tronco di larice ricurvo su cui appoggia una copertura in lamiera lasciata tempo addietro dal pastore. Poche centinaia di metri più sotto e ritrovo il sentiero che mi porterà giù. Alle 2:30 sono all'auto, distrutto, infreddolito e bagnato come non mai. Metto in moto, riscaldamento al massimo e via verso la dimora, a quel focolare che tanto mi è mancato. In casa, dopo lo spavento e la sorpresa iniziale da parte di mia moglie, un botte caldo mi rinfranca e maglie di lana e coperte fanno il resto. Dopo un 3 orette di sonno riparto per il recupero di quello che lassù avevo lasciato. Nella discesa, dopo il ritrovamento, incontro il mio compagno che, non sapendo niente, mi confessa che ero sicuro che non sarei sopravvissuto ad una notte simile. Quello stesso pomeriggio girovagammo non poco per riuscir di scendere e non credette che ero sceso di notte da quel luogo finché mia moglie non glielo confermò. Ancora oggi razionalmente non so spiegarmi certi frangenti e certe sensazioni che mi hanno permesso di ritrovare una strada altrimenti perduta. Quella è stata una delle lezioni che mi ha insegnato la montagna, dandomi ancora la fortuna di poterla narrare. Altri non sono stati altrettanto fortunati. In quella zona che conosco come la mia casa d'acqua ancora oggi, non me ne segno. Ma io quella notte l'ho sentita, inconfondibile nel suo gorgogliare, e mi ha guidato ad una vita che pensavo ormai giunta al suo